Siracusa, la città, rivive nella mostra su Angelo Maltese tra oggetti, fotogrammi e contenuti multimediali. Siracusa rivive nei fotogrammi e contenuti multimediali legati all'antica professione del fotografo Angelo Maltese e saranno i protagonisti della mostra a lui dedicata presso la Sala Caravaggio in Piazza Duomo, nei locali della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali dal 19 luglio fino al 3 settembre con ingresso libero. La mostra dello straordinario fotografo e artista siracusano, ma anche poeta e letterato, acuto osservatore di quasi ogni aspetto della vita sociale della comunità siracusana dagli inizi della sua carriera fino agli anni 60 del Novecento. La mostra è stata curata dagli esperti catalogatori Giuseppe Implatini e catalogatore Carlo Cicero con il coordinamento generale del sovrintendente Salvatore Martinez. L'esposizione è stata inaugurata stamane nella Sala Caravaggio della Sovrintendenza di Siracusa e sarà visitabile fino al 3 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, a ingresso libero. I visitatori potranno ammirare una selezione di oggetti, fotografie e contenuti multimediali tratti dalla raccolta maltese, che annovera 121 pezzi tra antichi apparecchi fotografici e altre attrezzature, e un immenso e preziosissimo archivio costituito da ben 9.447 negativi. Il mio battesimo fotografico è stato nel 1953, quando pianse la Madonnina. Da lì ho cominciato la mia carriera fotografica per oltre 50 anni. Poi, visto che mio padre era già fotografo e io mi ero appassionato, ho continuato la sua opera, integrandola con le nuove attrezzature che man mano venivano fuori negli anni. Questo è tutto quello che posso dire. Quindi sono 50 anni che mi sono occupato di fotografia, per 50 anni. Importante, perché praticamente al di là del fatto che Maltese è un artista di questa città che ha vissuto e ha potuto valorizzare nel tempo quello che è il suo lavoro, per noi è un fiore all'occhiello, perché indubbiamente valorizziamo il patrimonio culturale di questo territorio. Diciamo che questo è un evento di spessore culturale molto elevato, dove si valorizza soprattutto la cultura d'impresa, perché il maltese fa parte del secolo scorso rappresenta l'imprenditore ante litteram, perché dalla sua passione, dalla sua professionalità e dalla sua capacità di fare questi splendidi ritratti è venuto fuori un'impresa che poi è stata tramandata anche ai figli, ed è grazie a questo i siracusani avranno sempre una immagine, una testimonianza attiva di quello che è stato il suo passato.